Io vi avviso ragazzi, questo video potrebbe sparire molto presto perché effettivamente questa sera potrebbe arrivare per tutti iOS 16.3.1. Ma ripeto, potrebbe. E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Mirko Zain. Oggi andremo a scoprire la presunta data appunto del nuovo iOS 16.3.1 e cosa aggiungerà o correggerà sui nostri iPhone. Andiamolo a scoprire insieme. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono sempre Mirko Zain, come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram, mirko-zain, dove ogni giorno do anticipazioni sul mondo Apple, ma anche sconti, offerte e molto molto altro. Ma bando alle ciance ed andiamo a parlare di iOS 16.3.1, che ormai praticamente è imminente, perché diverse fonti confermano intanto che sta per arrivare. Potrebbe arrivare questa settimana, potrebbe arrivare la prossima settimana, ma c'è fermento in questi giorni. Si parlava di lunedì non è uscito, si parlava di martedì non è uscito e così via, ma ovviamente ci sono diverse prove che testimoniano l'arrivo di questo nuovo aggiornamento. Oggi infatti andremo a parlare proprio di questo, ma soprattutto andremo a parlare di tutte le novità che ci saranno a breve su iPhone e su iPad proprio con questo nuovo iOS 16.3.1. Prima di iniziare, scarica iAppZain, ovvero l'app più scaricata d'Italia per seguire le Apple News sul tuo iPhone e non solo, ma anche sconti, sfondi e assistenza. Scaricala qui sotto in descrizione oppure su App Store. Ora, prima cosa, Apple proprio ieri ha rilasciato tvOS 16.3.1 e HomePodOS 16.3.1 che dovranno obbligatoriamente essere accoppiati ad iOS 16.3.1 e quindi già questa è una prova tangibile, perché ogni qualvolta Apple rilascia un aggiornamento, soprattutto per gli accessori, accoppia gli aggiornamenti anche dei dispositivi, ma mi sembra logico. Viceversa però, solitamente non fa al contrario, ovvero si aggiorna iPhone, non accoppia per forza gli accessori. Quindi adesso aver accoppiato gli accessori e non iPhone è uno, una stranezza, e due, beh, una conferma. Seconda cosa che ci fa capire che sta per arrivare iOS 16.3.1, purtroppo per Apple ogni anno è sgamare all'interno dei vari siti web americani, e ovviamente ce lo segnalano proprio le diverse fonti americane, Apple utilizza iPhone in prova o dispositivi non in commercio o addirittura in commercio con aggiornamenti non ancora sul mercato, cioè non ancora disponibili per tutti. Ed in questo caso sul web è apparso iOS 16.3.1 insieme tra l'altro ad iOS 16.4, che dovrebbe avere tante novità, ma ne parleremo a tempo debito. E poi ovviamente la cosa che maggiormente conferma l'arrivo di questo nuovo aggiornamento per iPhone ed iPad è la presenza di problemi, e questo vuol dire che Apple deve correggerli, ed ecco perché parliamo adesso dei problemi, un paio di problemi abbastanza importanti alcuni, che colpiscono diversi iPhone ed iPad chiaramente che hanno il nuovo iOS 16.3. Ora, prima di tutto, durata batteria. Allora, dobbiamo essere sinceri, da iOS 16.2 alla punto 3 c'è effettivamente stato un leggerissimo miglioramento delle prestazioni giornaliere della durata batteria. Questo vuol dire qualche punto percentuale, 2, 3, 4, 5%, non si parla di cifre veramente eclatanti, e quindi un pochino di batteria ovviamente Apple con questo aggiornamento si spera prima di tutto che risolva appunto questa problematica, perché si parla di un consumo eccessivo di energia per dare maggiore potenza al nostro dispositivo, però va a perdere un po' la qualità e la quantità di batteria durante l'arco della giornata, che non è ottimale come cosa, anche perché io onestamente lo dico sempre, preferirei tantissimo le prestazioni del mio dispositivo leggermente diminuite. Me ne frega che ogni anno è l'iPhone più veloce del maledettissimo mondo, che me frega, ok, ma vorrei anche la batteria più duratura al mondo a questo punto, che me frega di averlo sempre più veloce, ok, ma altro.
Poi, altra problematica, molte segnalazioni sono arrivate anche sul nostro servizio iAssistenza, vi ricordo, di assistenza gratuita all'interno della nostra app iAppZane, dedicato a voi. E in sostanza ci sono dei crash anomali su alcune applicazioni di terze parti. Per applicazioni di terze parti si intende tutte le applicazioni che non sono prodotte da Apple, quindi scaricate da App Store, che non sono di proprietà di Apple. Non si sa per quale motivo alcune, in modo casuale, generico, ogni tanto, utilizzandole, crashano e si ritorna direttamente alla schermata home. Non c'è una spiegazione, sicuramente sarà un bug di questo nuovo aggiornamento e verrà sicuramente risolto, perché non si possono utilizzare applicazioni magari per lavoro, per studio o per qualsiasi altra roba e avere crash improvvisi senza motivo. Posso capire un'app ed è colpa di quell'app, parecchie app già. Fa capire che non è il nostro App Store, ma è iOS che ha qualche problema. E poi una cosa che è capitata anche a me, e anche questa segnalata da moltissimi di voi su iAssistenza, riavvia anomali dell'iPhone. Nel senso, io sto usando l'iPhone e a un certo punto si spegne e si riavvia. Spunta la mail Apple e si riavvia. Questa cosa succede molto spesso quando qualche problema all'interno del sistema genera un crash di sistema che fa riavviare appunto l'iPhone, che in quel momento non sa cosa fare, entra in una sorta di panic mode, quindi per evitare complicazioni, surriscaldamenti o eccessivi dati, si riavvia. E questo vuol dire che c'è un problema, perché se lui decide di riavviarsi, vuol dire che qualcosa non va, e va assolutamente corretta. Ed infine si parla di continui problemi con HomePod, o meglio, non è che ci sono fisicamente dei problemi sugli ultimi modelli di HomePod. Olè, la review esce questa settimana, tra l'altro, di HomePod 2, se lo volevate sapere. Dicevo, si parla di un problema molto noto al framework dell'applicazione casa. Cosa vuol dire? Il framework è proprio il cuore, la costruzione della domotica, ciò che controlla la domotica della nostra casa. In questo caso, se controllata da HomePod, e Apple ha rilasciato questo nuovo framework più veloce, più ottimizzato, che rende appunto l'utilizzo della domotica a voce, con Siri, molto più rapido, molto più veloce, molto più scattante. Il problema è che non funziona. E vabbè, l'hanno rinviato nelle ultime versioni, doveva uscire con iOS 16.1.2 e l'hanno rinviato e dovrebbe arrivare o adesso o con la 16.4, perché c'è ancora questo maledetto problema dopo 10 versioni software. Beh ragazzi, allora, non ci resta che aspettare, potrebbe uscire oggi, come potrebbe uscire domani, come potrebbe uscire settimana prossima, è imminente, dovrebbe arrivare entro metà di febbraio, più o meno, ecco, diciamo che lo aspettiamo a giorni, anche perché questa tipologia di problematiche vanno risolte velocemente, anche per non far indispettire gli utenti, e io spero che venga rilasciato al più presto, soprattutto per la durata batteria, ma forse spero invano, mi sa di sì. Ah, dimenticavo, preparate il vostro iPhone all'arrivo di iOS 16.3.1, vi lascio qui sotto in descrizione e nel primo commento la guida completa per prepararlo. Occhio! Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video, come al solito arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZane.net e... ciao! Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZane.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione.